Abbiamo visto alcune delle riforme che Pietro Leopoldo inizia subito dopo il suo arrivo. Uno dei punti centrali riguarda proprio la qualità della vita, e la qualità della vita, come ben sapete, è soprattutto legata all'alimentazione. Pietro Leopoldo si rende conto che moltissimi soffrono, poco dopo il suo arrivo, una carestia ha infatti colpito il Granduca. Molti non hanno da mangiare. Come risolvere questo grave problema? Naturalmente incentivando l'agricoltura, e questo sarà per Pietro Leopoldo uno dei punti più importanti del suo programma di riforme. Ma contemporaneamente Pietro Leopoldo ritiene che il vecchio sistema in uso, cioè quello del controllo da parte dello Stato della produzione e della vendita di prodotti alimentari essenziali, sia completamente sbagliato. Pietro Leopoldo vuole infatti la libertà di commercio. Questo è un punto molto importante per lui. Nel corso di quegli anni, soprattutto negli anni 60, 70 del Settecento, il dibattito su un tema è molto presente, cioè quale tema? Il tema del commercio del grano. Tema del commercio del grano che rientra proprio in una nuova visione politica. Il grano è un prodotto essenziale, ma questo prodotto non deve più essere controllato rigidamente dallo Stato. Questo prodotto deve poter circolare liberamente. E questo è uno dei primi grandi impegni sotto il profilo alimentare. Come voi sapete, c'era una struttura a Firenze, una struttura centralizzata, granai, alcuni dei quali famosissimi. Firenze aveva avuto nel corso del tempo tre importanti granai, dove veniva raccolto tutto il grano che veniva prodotto e che serviva per l'uso della città. Quali erano questi granai famosi, che sono ancora presenti e che noi possiamo vedere, anche se hanno subito delle trasformazioni? Il primo più antico granaio è Or San Michele, che voi vedete ora in basso come chiesa, in alto come museo. Or San Michele era il deposito più antico di grano, e lì avvenivano le distribuzioni di grano. Praticamente i fornai, secondo le loro necessità, in relazione al numero dei clienti, ricevevano un quantitativo ben preciso di grano. L'altro granaio che fu realizzato è subito dietro Palazzo della Signoria, in quella che è ancora oggi la denominazione di Piazza del Grano. A lungo questo granaio, i fiorentini ben lo sanno, è stato un noto cinema cittadino. Questo cinema poi è stato chiuso, lì per un periodo si è tentato di inserire una sorta di mercato in relazione agli Uffizi, un fallimento totale, e ora questo complesso è un complesso da destinare. Voi vedete ancora all'inizio di via De Neri una loggetta, che era la loggetta dove avvenivano le distribuzioni di grano, e vedete il complesso del granaio completamente trasformato.
fu poi realizzato un terzo granaio nel 600, un granaio che è ancora esistente e che voi vedete in piazza Cestello in San Frediano. Questo granaio è un granaio che ha ancora nella facciata un grande stemma mediceo. Lo stemma mediceo emerge fra spighe di grano, quindi la dinastia si fa garante dell'alimentazione. Un granaio voluto alla fine da Cosimo III dei Medici, e questo granaio era ben noto a tutti gli uomini fiorentini della generazione passata, perché era una caserma dell'esercito, la caserma Cavalli, dove avvenivano le selezioni militari. Era usato in una parte questo granaio fino a non moltissimi anni fa come panificio militare, ma con lo smantellamento dell'esercito tutto è finito, e quindi anche questo granaio di fatto è vuoto e in attesa di destinazione. Quindi noi troviamo ben tre granai, quindi c'era questa volontà, questa concentrazione del grano, il controllo del grano. Pietro Leopoldo smantella tutte queste strutture, libertà del commercio del grano, in modo da consentire la commercializzazione, la produzione, l'incentivo alla produzione, l'incentivo al consumo del pane. Pane che doveva però essere in un certo modo controllato per quello che riguardava i prezzi, cioè Pietro Leopoldo è nemico di ogni forma di speculazione, soprattutto perché questa avrebbe colpito le persone meno abbienti, quelle a cui lui ovviamente voleva fosse destinato questo provvedimento. Ma qual è l'altro prodotto essenziale? Nel passato le persone non mangiavano molto, cioè mangiavano pane, potevano mangiare qualche altro elemento. Praticamente Sallustio Bandini, nel discorso sopra Maremma di Siena, raccomanda l'uso delle cipolle. Molti in campagna utilizzavano un prodotto che dall'America era arrivato nel 500, si era radicato molto bene in Toscana, i fagioli, che hanno un potere nutritivo notevole. Ma nella dieta tradizionale qual era un elemento importantissimo? Il vino, perché il vino è un alimento molto importante. Quindi si mangiava non molto, soprattutto non si mangiava molta carne, ma si beveva molto, cioè chi lavorava beveva molto, nutrendosi con il vino. Quindi il vino diventa un altro elemento importante, e Pietro Leopoldo cosa vuole? Vuole la liberalizzazione anche del commercio del vino, quindi il grano, il vino. Ma un altro prodotto tradizionale toscano qual è? Lo sapete tutti, l'olio di oliva. Pietro Leopoldo favorisce molto, ancora una volta attraverso l'Accademia dei Georgofili, la coltura dell'olivo, ma vuole la liberalizzazione del commercio dell'olio. Quindi i tre prodotti essenziali, grano, vino e olio, vengono curati in modo straordinario e si vuole la libertà di traffico, di commercio di vino, grano e olio, in modo da consentire alla popolazione un miglior sostentamento. Pietro Leopoldo è convinto, con il parere e il conforto dei medici del tempo, che
migliorando l'alimentazione, minori saranno le malattie e soprattutto si cercherà di prolungare un poco la vita umana. Perché Pietro Leopoldo, attraverso indagini che immediatamente fa fare, attraverso soprattutto uno dei suoi stretti collaboratori, il medico Giovanni Targioni Tozzetti, comprende che la mortalità è altissima entro i 15 anni. Quindi noi sappiamo, attraverso le indagini del tempo, che praticamente la metà della popolazione dalla nascita ai 15 anni moriva. Moriva per patologie varie, moriva per problemi alimentari, moriva per la mancanza di strutture sanitarie. E questo è un punto molto importante, cioè bisogna cercare di far prolungare la vita. Pietro Leopoldo però è un uomo molto curioso, curiosissimo di quello che avviene attorno a lui. Non solo si occupa di problemi specifici come questi dell'alimentazione, della salute pubblica, si occupa molto anche di tutte le novità, le scoperte, i viaggi, e lui ha una passione straordinaria per le scoperte geografiche. Cosa avviene nel mondo, quali cambiamenti, quali novità. E c'è un paese che è all'avanguardia per queste scoperte e soprattutto per finanziamento di spedizioni navali. Questo paese è l'Inghilterra. E Pietro Leopoldo guarda costantemente all'Inghilterra. E l'Inghilterra finanzia un viaggio singolare, un viaggio intorno al mondo. L'Inghilterra spesso finanzia i viaggi intorno al mondo. Il viaggio più famoso che voi tutti potete ricordare è quello di Darwin con la nave Beagle, che portò poi Darwin a elaborare teorie estremamente innovative come quella della evoluzione della specie. Siamo nell'Ottocento, qui siamo nel Settecento. Quale viaggio intorno al mondo viene finanziato? Viene finanziato un viaggio che viene affidato a un capitano, il capitano Byron. Qualcuno di voi ha sentito già questo nome, Byron. Il poeta Byron non è il poeta, è il nonno del poeta, pensate un po'. Il nonno del poeta Byron era un capitano di marina e questo viaggio intorno al mondo della nave il Delfino viene finanziato dall'Inghilterra per vedere nuove realtà. E questa nave, il Delfino, con il capitano Byron, dove arriva? Arriva in Patagonia. E questa nave fa poi ritorno in Inghilterra, il capitano Byron stende una relazione che viene pubblicata a Londra nel 1767. Pietro Leopoldo è arrivato da 2 anni, nel 65 Pietro Leopoldo aveva 18 anni, nel 67 Lupe ne aveva 20. Quindi è un ventenne molto curioso, conosce l'inglese, di questo viaggio, della zona della Patagonia, di questa nave. Lui legge il testo, ne rimane affascinato e naturalmente i tempi erano molto diversi da oggi. Oggi esce un libro in Inghilterra, anche un libro importante. Quando viene pubblicato in Italia? Deve essere tradotto, deve essere pubblicato, spesso passano degli anni.
Per Pietro Leopoldo questi erano tempi inimmaginabili. Il libro, il viaggio attorno al mondo della nave di Byron in Delfino esce a Londra nel 1767 e a Firenze nel 1768. Tradotto in italiano. Eccolo qua. E questo viaggio è un viaggio che affascina Pietro Leopoldo per un particolare curioso. Cioè, il capitano Byron che arriva in Patagonia, come descrive i Patagoni? I Patagoni arrivavano all'altezza di questo soffitto. Vedete? Qui. Battevano la testa, non stavano qua. E Byron dice che questi Patagoni sono dei giganti e lui fece fare un disegno che Pietro Leopoldo pubblica. Ecco un marinaio inglese che dà un biscotto a una donna patagona, e com'è la donna patagona? Vedete? Il patagone poi è ancora qua. Un miracolo della natura, vedete? Un miracolo della natura, assolutamente un miracolo della natura. E cosa succede? Cosa succede? Pietro Leopoldo è affascinato da questa narrazione, affascinato da queste misure. E Pietro Leopoldo è un razionalista, un illuminista. Non solo fa pubblicare il libro, chiama uno scultore modesto, di cui non è rimasto il nome, e cosa gli fa fare? Un patagone di legno, dipinto, cioè fa fare la statua del patagone, perché questo patagone deve essere uno degli elementi di studio per i giovani che noi diciamo oggi antropologi, che allora erano studiosi di scienze naturali. E questo patagone viene realizzato con i tatuaggi, con tutte le caratteristiche dell'acconciatura, come descrive il capitano Byron. Ma era vero che i patagoni erano così alti? Arrivò anni dopo un'altra spedizione in Patagonia e con grande sorpresa si vide che i patagoni erano come noi. Non c'era nessuna differenza. Dunque, cosa aveva detto Byron? Una colossale bugia. Per far cosa? Per diventare famoso. Quindi lui disse una falsità, ma questa falsità ha avuto incisioni, ha avuto addirittura una statua, cioè noi vediamo a Firenze la statua del Patagone. Questa statua del Patagone, fortunatamente per noi, è rimasta ed è ancora oggi visibile. Dove? È al Museo di Antropologia in via del Proconsolo. E a chi appartiene questa statua? All'Università di Firenze, perché questa statua è collocata all'interno di questo straordinario museo che documenta proprio questi studi, queste ricerche di natura etnologica. Ma Pietro Leopoldo non si fermò qui. L'Inghilterra era un punto di riferimento per lui molto importante. Ci fu, poco dopo, un'altra spedizione importantissima di un celeberrimo capitano, il capitano Cook. E il capitano Cook dove arrivò? Arrivò alla Nuova Zelanda, arrivò all'Australia. E soprattutto la spedizione di Cook nelle isole della Nuova Zelanda portò
dei risultati clamorosi dal punto di vista etnologico, perché Cook raccolse abiti, strumenti cerimoniali di queste popolazioni, realtà eccezionali, rarissime, che nessuno conosceva. E come spesso avviene, questi oggetti che Cook aveva portato nel suo viaggio in parte furono presi dal governo inglese, in parte furono venduti, furono messi all'asta a Londra, e chi comprò la gran parte dei reperti del capitano Cook? Pietro Leopoldo. Li fece comprare all'asta a Londra. Per cui, se uno vuol vedere molti reperti del capitano Cook, di questa incredibile spedizione in Nuova Zelanda, dove deve andare? Deve andare a Firenze. E dove sono? Nel museo di antropologia. Quindi noi troviamo il Patagone, e troviamo questi reperti eccezionali del viaggio del capitano Cook, grazie a Pietro Leopoldo, che era curiosissimo. La fortuna del capitano Cook fu poi incredibile, perché Pietro Leopoldo a chi trasmise l'interesse per queste cose, per questi viaggi, per questi viaggiatori, per questi navigatori? La trasmise a suo figlio. La trasmise a suo figlio Ferdinando. Per cui non solo, pensate, a Firenze noi abbiamo il Patagone, a Firenze noi abbiamo i reperti del capitano Cook, ma il capitano Cook cosa fece? Fece una narrazione bellissima dei suoi viaggi, delle sue scoperte, che pubblicò naturalmente in lingua inglese. Ma dove i viaggi del capitano Cook sono stati tradotti e pubblicati in italiano? A Firenze. A Firenze. Vengono pubblicati nel 1796. Naturalmente Pietro Leopoldo non c'è più, c'è suo figlio Ferdinando III. Quindi vedete l'incredibile fortuna, storia dei viaggi fatti dal capitano Giacomo Cook. Firenze 1796. E Cook aveva fatto una narrazione molto lunga. Vedete uno dei 9 volumi che compongono l'opera di Cook. Questo è uno dei 9 volumi. Quindi, se uno vuol leggere le avventure del capitano Cook, e dove deve andare? Deve venire a Firenze. E in questa occasione cosa volle Ferdinando III? Volle Ferdinando III anche che venisse ripubblicato il testo di Byron. Quindi noi abbiamo Byron e Cook in questa storia dei viaggi, ma si risparmiò e non fu rimessa praticamente questa immagine che è singolarissima, vedete, del marinaio inglese in atto di dare il biscotto. Quindi è interessantissimo vedere questi reperti, e noi li vedremo venerdì, perché venerdì noi non faremo lezione qui, quindi scrivetevelo fin d'ora, domani facciamo lezione qui, venerdì andiamo a visitare il Museo di Antropologia in via del Proconsolo. Quindi tutti gli studenti universitari hanno il biglietto gratuito, perché è un museo dell'università. Ricordatevi di portare il libretto per farlo vedere all'ingresso. Chi invece non è studente universitario pagherà il biglietto,
E il museo di antropologia è un museo eccezionale, soprattutto perché questo museo raccoglie tutta la incredibile serie di testimonianze di natura etnologica di origine medicea in parte e lorenese, Pietro Leopoldo, suo figlio Ferdinando III, e le successive acquisizioni. Il museo di antropologia è connesso molto bene a un'altra vicenda di cui voi sentite sempre parlare in questo momento, Firenze capitale. Firenze fu capitale d'Italia dal 1865 al 1870. Fra i deputati che vennero al Parlamento fiorentino c'era un noto medico che si chiamava Paolo Mantegazza, e Paolo Mantegazza aveva grande interesse per l'antropologia. Era deputato, aveva legami parlamentari, conosceva ministri, e cosa riuscì a ottenere? La possibilità di creare la prima cattedra in Italia di antropologia e di fondare il Museo di Antropologia. Quindi il Museo di Antropologia di Firenze nasce mentre Firenze è capitale e nasce grazie a questo parlamentare che era medico, studioso, Paolo Mantegazza. Quindi tutto il materiale fu riunito in modo organico e questo museo è un museo importantissimo, soprattutto perché ci sono dei pezzi unici come i reperti appunto del capitano Cooper. E come vedrete venerdì, appena si entra nel museo, che è ospitato in un palazzo Strozzi, praticamente in via del Proconsolo, angolo Borgo degli Albizi, angolo via del Corso, siamo proprio in un punto molto preciso, e appena si entra chi ci dà il benvenuto? Il Patagone, che è lì, che è una testimonianza incredibile di una bugia, ma è di una bugia che ha avuto grande fortuna, vedete? A che ora si deve essere? Quindi alle 11 noi venerdì, prendete nota, non ci troviamo qui, ci troviamo in via del Proconsolo, angolo via del Corso, perché entriamo poi nel museo e faremo soprattutto la visita del museo e faremo lezione vedendo realmente questi reperti insieme a tanti altri. Pietro Leopoldo è un uomo dunque molto curioso e in questo periodo Pietro Leopoldo vuole anche ricordare, valorizzare una figura che è stata unita a suo padre. Quando Francesco Stefano arrivò, 1739, Firenze fu protagonista di una vicenda molto complessa. Era Papa Clemente XII Corsini, che era estremamente preoccupato per la diffusione di una società. Quale società? La massoneria. La massoneria che era nata in Inghilterra, era arrivata a Firenze già negli anni di Gian Gastone, attorno al 1735-36, e era soprattutto
fatto legata la massoneria fiorentina al mondo inglese. L'ambasciatore a Firenze, d'Inghilterra, Horace Mann, era praticamente la figura di riferimento della massoneria fiorentina, e c'era contemporaneamente un altro diplomatico, un grande collezionista, famosissimo, il barone von Stosch. Il barone von Stosch, che era invece tedesco, è incaricato di affari della Prussia. Quindi un inglese, Horace Mann, il barone von Stosch, incaricato di affari della Prussia, e Antonio Cocchi, medico granducale, Giovanni Targioni Tozzetti, altro medico granducale, che poi ritroviamo negli anni successivi. E chi era segretario di questa prima loggia fiorentina? Un poeta di Poppi, in Casentino. E chi era questo poeta di Poppi? Si chiamava Tommaso Crudeli. Il Papa Clemente XII Corsini ordinò una dura repressione. La massoneria doveva essere stroncata e incaricò il padre inquisitore di Firenze, che si chiamava Ambrogi, di procedere. Si doveva dare un segno della condanna dei massoni, e questo segno, quando si decise di darlo? Quando arrivò Francesco Stefano, 1739. Ma perché si decise di darlo nel 1739, all'arrivo di Francesco Stefano del nuovo Granducato? Perché chi era Francesco Stefano di Lorena? Il massimo esponente della massoneria europea. Per cui il Granduca di Toscana, Francesco Stefano di Lorena, era uno dei capi della massoneria europea. Il Granduca viene a Firenze e si vuole, da parte del papato, dare un segno che la massoneria è condannata. Si ordina degli arresti, si può arrestare Horace Mann, ambasciatore? No. Si può arrestare il barone von Stosch, incaricato d'affari della Prussia? No. Si può arrestare Cocchi o Giovanni Targioni Tozzetti, medici del Granduca, troppo vicini al potere? Chi si arresta? Il poeta Tommaso Crudeli, perché il poeta Tommaso Crudeli è il segretario della loggia, almeno lui, per dare un segnale. Tommaso Crudeli viene dunque arrestato. In quale carcere viene messo? Nel carcere dell'Inquisizione. Carcere dell'Inquisizione. E il carcere dell'Inquisizione dov'era? Era nella chiesa di Santa Croce. Scandalo, l'arresto del Crudeli. E Francesco Stefano fece di tutto per far uscire di prigione il Crudeli, che però rimase parecchi mesi carcerato. Il carcere dell'Inquisizione era un carcere pessimo, lui era già un po' malato e praticamente uscì con la tubercolosi, e dopo poco Tommaso Crudeli morì. E naturalmente Tommaso Crudeli, voi potete subito capire, è il martire della massoneria fiorentina.
una delle logge più importanti della massoneria fiorentina, come si chiama? Come si chiamerà, secondo voi? Tommaso Cosè, naturalmente. Pietro Leopoldo, per ricordare Crudeli, fece stampare nel 1769 l'opera più celebre di Crudeli, l'Inquisizione calcò la mano su questa opera immorale di Crudeli. E quest'opera è un'opera per gli uomini di eterna attualità. Cosa riguarda quest'opera? L'arte di piacere alle donne. Come si fa a conquistare le donne? Ecco il tema sviluppato, vedete, il tema sviluppato da Crudeli. E Crudeli si lancia in alcune affermazioni che ancor oggi susciterebbero l'amore. Quale è l'affermazione più interessante? L'amorosa passione nasce con noi e ci accompagna fino al sepolcro. Quindi uno deve amare eternamente, per tutto il tempo della vita. La natura che ci è stata in tutto matrigna ha voluto compensare con le dolcezze dell'amore le miserie che ci tormentano. Così noi, per vendicarci di quella e dei suoi torti, procuriamo di pensare a ciò che ci diletta, immergiamoci in queste dolcezze e lasciamo le altre cure che ci molestano. È uno psicologo lui, straordinario. Pensiamo che siamo nati per il piacere e non per gli affanni. L'allegrezza ci solleva, aiuta la traspirazione. Queste sono le affermazioni incredibili. Aiuta la... Ci tiene in sanità. Le cure vane opprimono il cuore, ci disturbano, ci fanno morir presto e morir male. Quindi niente preoccupazione. Perché le preoccupazioni ci fanno morire presto. Cosa si deve fare? Si deve soprattutto amare. E c'è poi un riferimento molto preciso, al mondo della Chiesa, che invece mette in primo piano quali piaceri, non quelli del corpo, ma quelli dello spirito. E Crudeli cosa ci dice dei piaceri dello spirito? Ecco un punto. I piaceri dello spirito sono aridi e senza sugo. Voi pensate, i piaceri dello spirito sono aridi e senza sugo, come quelli che richiedono fatica e sforzo. I piaceri del cuore sono toccanti e ci dilettano, sono quelli che più da presso riguardano la natura umana. Già che gli uomini sono in società, conviene che procurino di goderne. Chi aveva detto che gli uomini sono in società? Rousseau. Contratto sociale, la società, l'insieme degli uomini e il contesto in cui noi viviamo. Quindi noi siamo in società e dobbiamo godere. I due cardini sopra i quali la società si regge, a giudizio di Crudeli, quali sono? L'amicizia e l'amore. Ecco dunque un programma
preciso. E Pietro Leopoldo fa ristampare questo librettino, vedete, poche pagine, insieme a qualche poesia, soprattutto poesie che invitano al piacere, ecco, canzonetta per la tavola di Tommaso Crudeli. Non è Dante. Fra la gioia ed il diletto della mensa e del buon vino, questo lieto inno divino offrir voglio bacco a te. Ogni tazza, ogni bicchiero, colmo sia del buon liquore, ognun faccia bacco onore, ognun replichi con me. Viva Bacco il nostro re, su beviamo, su cantiamo, viva Bacco il nostro re. Ecco, come Crudeli accompagnava, noi lo possiamo immaginare, a tavola. Il bicchier se prendo in mano, io bravar so la fortuna, le disgrazie ad una non mi fanno paventare. Le ricchezze dei regnanti son per me follie sognate e la turpe povertate non isdegno sopportare. E così via. Ecco dunque l'omaggio che viene fatto anche a un martire, il martire della massoneria. Cioè Pietro Leopoldo, vedete, vuol curare tutti gli aspetti. Ma c'è un altro aspetto molto importante che Pietro Leopoldo vuole curare. Lui vuole incrementare la produzione agricola. Come si può incrementare la produzione agricola? Aumentando il numero dei terreni messi a coltura. Come si può aumentare questo numero? Prima di tutto bisogna puntare sui proprietari che spesso non si occupano dei loro beni, hanno estese proprietà, veri e propri latifondi, e questi proprietari devono essere stimolati, ma soprattutto devono essere istruiti. Quindi l'Accademia dei Georgofili diventa un motore straordinario. L'Accademia dei Georgofili è giovanissima, è stata fondata per volontà del padre di Pietro Leopoldo, Francesco Stefano, nel 1753. Quindi vedete, sono pochi anni, ma l'Accademia dei Georgofili sta prendendo sempre più il sopravvento, anche perché nell'Accademia dei Georgofili è coinvolta una classe sociale su cui Pietro Leopoldo appunta la sua attenzione, una classe sociale importantissima per il contatto con la campagna, con il mondo dei campi. Questa classe sociale non è quella dei proprietari terrieri in senso stretto, è dei parroci. I parroci. Perché i parroci? Perché i parroci sono a contatto con i contadini, sono quelli che vivono quotidianamente i problemi anche della povertà, dei bisogni. Chi è stato uno dei fondatori dell'Accademia dei Georgofili nel 1753? Un prete, Ubaldo Montelatici, un prete. Membri dell'Accademia dei Georgofili sono molti sacerdoti e ce n'è uno che è uno dei massimi collaboratori di Pietro Leopoldo, si chiama Marco Lastri. E noi vediamo dunque l'Accademia dei Georgofili impegnata su due fronti: da un lato stimolare i proprietari, informarli, educarli,
istruirli. Se loro conoscono le tecniche agricole, se loro sono esperti, potranno guadagnare di più dai loro terreni. Ma dall'altra parte bisogna educare i contadini. Ma lo sanno i contadini come si coltiva? Spesso no. Ripetono pratiche consuetudinarie con tecniche ormai superate. Come si fa ad agire sui contadini? Lo possono fare i proprietari? No, perché spesso il proprietario è odiato dal contadino, ci sono dei rapporti conflittuali. Chi lo può fare? Il prete. Lo può fare il prete, e qual è lo scopo? Istruire i sacerdoti. E Pietro Leopoldo trova Marco Lastri da un lato e altri sacerdoti che sono molto interessati. Uno dei sacerdoti che è più sensibile a questo è il Pievano di Villamagna, sopra Pontassieve, Paoletti. E il Pievano Paoletti è un grande esperto di vini e scriverà per Pietro Leopoldo un bellissimo manuale per fare il vino. E qual era il compito di questi sacerdoti? Quello di istruire i contadini. Ma come potevano fare a istruire i contadini? Pietro Leopoldo comincia a dare delle disposizioni che sono degli inviti. Cosa devono fare questi sacerdoti? Riuniscono questi contadini per la messa la domenica. Finita la messa, questi contadini vengono tutti raccolti e il sacerdote deve spiegare a questi contadini come si coltiva, quali sono le tecniche nuove, quali sono i provvedimenti più importanti, come si realizzano i prodotti più significativi. Quindi noi vediamo un'opera capillare. Da un lato i proprietari terrieri, che devono essere istruiti nella importanza dell'agricoltura e nei beni che possiedono. Dall'altro i contadini, che attraverso i sacerdoti possono essere informati, e il sacerdote deve parlare un linguaggio semplice e chiaro per analfabeti, perché la gran parte di questi contadini sono analfabeti. Quindi noi troviamo dei bellissimi trattati di agricoltura, che noi vedremo poi via via, realizzati da sacerdoti, che scrivono anche in un modo estremamente semplice per far comprendere queste tecniche ai propri parrocchiani. Questo processo si estende anche in campagne più lontane. Uno dei grandi collaboratori di Pietro Leopoldo, un altro sacerdote, è in una località deliziosa, San Miniato. San Miniato in provincia di Pisa, e c'è un parroco molto bravo a San Miniato, Giovan Battista Landeschi si chiama, Giovan Battista Landeschi. E Giovan Battista Landeschi a San Miniato scrive un bellissimo trattato di agricoltura, Saggi di agricoltura, che avrà grande successo, e Landeschi è il primo a introdurre ad esempio una tecnica di coltivazione che avrà poi grande successo, il terrazzamento. Praticamente queste colline come potevano essere ben coltivate? I buoi che aravano potevano scendere in pendii ripidi. Male, era pericoloso, si rovesciava l'aratro, si rischiava di rimanere feriti, non conveniva lavorare terreni scoscesi.
Ma questi terreni scoscesi potevano essere resi produttivi trasformandoli in terrazze, praticamente con muri a secco che suddividevano la collina in piani, e lì i buoi potevano arare tranquillamente. Quindi questo sacerdote bravissimo, Giovan Battista Landeschi, comincia la tecnica del terrazzamento, trasformare queste colline in terrazze per coltivare. E questo terrazzamento ha avuto un'influenza enorme e ha garantito anche la sicurezza di queste colline. Questi terrazzamenti sono stati in gran parte distrutti in anni a noi vicini, perché oggi si usano i buoi. No. Cosa si usa? Trattore. Si ha bisogno per un trattore di fiani, il trattore può andare anche abbastanza bene su giù, deve il contadino essere prudente, ma non occorre più il terrazzamento. Anzi, come voi potete vedere andando in campagna, ci sono vere e proprie colline, tutte ormai coltivate senza nessuna divisione a terrazze. Ma qual è il problema che è derivato da questo? Paesaggio bellissimo, ma l'acqua? Il terrazzamento cosa faceva? L'acqua scendeva e si allargava perché c'era la terrazza, riscendeva e si allargava perché c'era la terrazza, si allargava di nuovo, quindi l'acqua che arrivava in basso era pochissima perché il terreno l'assorbiva strato per strato. Questo era stato tutto calcolato per immagazzinare l'acqua che così riforniva le fonti. Oggi senza terrazzamento piove molto e l'acqua che fa? Precipita subito a valle, ingrossa fiumi e torrenti che stradicano. Ecco il problema delle alluvioni. Il problema delle alluvioni che è strettamente connesso a una diversa gestione del suolo. Vedete quante cose sono poi strettamente connesse. Quindi il terrazzamento evitava il problema delle frane e rendeva meno drammatico il problema delle alluvioni. Però, come vi dicevo, Pietro Leopoldo vuole aumentare i suoli disponibili. Certamente il terrazzamento aumenta i suoli disponibili, è una tecnica importantissima, perché colline che non venivano, perché scoscese, trascurate, che non potevano essere coltivate, potevano con il terrazzamento ottenere una agibilità. E il terrazzamento è molto importante anche per i contadini, perché cosa viene stabilito? Che se i contadini attuano il terrazzamento, quei lavori di miglioramento, quei lavori di muri a secco, devono essere pagati dai proprietari extra. Quindi il contadino è incentivato a fare il terrazzamento perché guadagna sul terrazzamento, oltre a guadagnare per una maggiore produttività del terreno. Vedete come le cose vengono studiate attentamente. E però si vuole aumentare la superficie coltivata, e proprio nel 1769, vedete siamo sempre attorno a quegli anni, cosa vuole Pietro Leopoldo? Vuole che tanti terreni abbandonati, non più messi a coltura, tornino ad essere coltivati. E chi ha la gran parte dei terreni abbandonati? La Chiesa.
Come mai? Perché, come ben sapete, molti, arrivati alla fine della vita, temendo il castigo divino, lasciano alla Chiesa case, poderi, cercano di togliersi dei peccati, o perlomeno togliersi delle colpe che hanno. E questo patrimonio, questo grande patrimonio, come voi sapete, aveva una denominazione precisa: la mano morta. La mano del morto non stringe più, è inerte, e quindi questi beni, che erano sottratti alla produzione e al commercio, erano dei beni morti. Ecco l'origine di questo termine, la mano morta ecclesiastica. Tutta questa serie di beni che faceva parte del patrimonio della Chiesa, che poteva utilizzare in parte, ma la gran parte di questi beni come veniva utilizzata? Erano pascoli. E il pascolo su che cosa si fonda? Sull'erba. Cosa produce? Poco. Venivano mandate bestie, venivano mandate pecore, ma insomma è un uso molto modesto, come potete capire. E cosa vuole? Nel 1769 Pietro Leopoldo, con un'apposita legge, vuole che questi terreni vengano affittati. E c'è un giurista, un altro dei suoi stretti collaboratori, un giurista famoso di fortuna, oggi un nome dimenticato, Gregorio Fierli. Gregorio Fierli. E Gregorio Fierli, che tra l'altro è morto a Firenze, e pensate, è sepolto dietro la ormai ex facoltà di lettere e filosofia in piazza Brunelleschi. Dietro il grande chiostro d'ingresso di piazza Brunelleschi c'è un piccolo chiostro, e lì c'è la tomba di Gregorio Fierli. E Gregorio Fierli scrive in questo momento una operetta di commento a questa legge dei livelli di mano morta. Dei livelli di mano morta. Ora, una persona che significa? Che significa dei livelli di mano morta? Ma qual era il contratto di affitto per i terreni più lungo? Il contratto di livello. Perché il contratto di livello era generalmente un contratto per tre generazioni. Voi sapete che le generazioni nel passato erano calcolate sulla base dell'età di Gesù Cristo. Quanti anni aveva Gesù Cristo quando è morto? 33. Quindi tre generazioni, 99 anni. Ora immaginate voi di prendere in affitto una cosa per 99 anni. Si campa noi 99 anni, ci spera, ma di solito uno prende in affitto che è già grande, quindi avere di fronte 99 anni è più che un augurio di lunga vita, no? Vuol dire che quel bene è praticamente suo, cioè per tutta la vita lo userà, in cambio di un tenue canone di affitto. Quindi cosa vuol dirci Gregorio Fierli commentando questo provvedimento di Pietro Leopoldo? Pietro Leopoldo vuole che questi terreni improduttivi vengano dati in affitto per un lungo periodo, perché gli agricoltori, avendo 99 anni di fronte, possano fare investimenti nel terreno, terrazzamenti, piantagioni, perché
Per esempio, uno pianta un olivo, ma quanti anni deve attendere perché questo olivo dia il frutto? Ci vogliono molti anni. Quindi tutto nell'agricoltura richiede tempo, molto tempo. Anche impiantare un vigneto, quanto tempo deve passare perché un vigneto entri in piena produzione? Quindi dare a un contadino 99 anni significava dare incremento all'agricoltura. Quindi vedete come Pietro Leopoldo è estremamente, estremamente attento a tutto questo. Ma Pietro Leopoldo si preoccupa molto, moltissimo, della salute pubblica. E contemporaneamente ai provvedimenti per migliorare l'alimentazione, il grano, il vino, l'olio, Pietro Leopoldo può essere informato di quello che succede attorno a lui. E a un certo punto occorre avere notizie precise su tutto ciò che avviene dal punto di vista sanitario. Noi, per esempio, tutti gli anni cosa riceviamo nella stagione invernale? Notizie, arriva l'influenza, occorre vaccinarsi, cioè notizie precise di natura sanitaria. Allora, sentite parlare della meningite, per esempio. Ma Pietro Leopoldo cosa imposta? Pietro Leopoldo imposta un servizio sanitario che deve recepire tutte le istanze, che deve farsi carico dei bisogni della popolazione e deve trasmettere notizie precise. Queste notizie a che cosa sono affidate? Sono affidate a pubblicazioni, perché attraverso la stampa noi possiamo essere informati. Ecco un esempio. La zona di San Miniato. La zona di San Miniato, in provincia di Pisa, non solo vede Giovan Battista Landeschi come attivissimo parroco che studia i terrazzamenti, eccetera, ma c'è lì un bravissimo medico, oggi dimenticato, che si chiama Giovan Battista Marzi. E Giovan Battista Marzi cosa vede? Vede soprattutto nella stagione invernale, quando piove tanto, come quest'anno, malattie che noi oggi chiamiamo influenzali. Naturalmente allora questo concetto non c'era, e questo medico racconta una storia legata a una patologia che lui chiama, con un termine quasi oggi indecifrabile, pleuritidi biliose. Storia delle pleuritidi biliose. E queste pleuritidi biliose cosa sono? Sono praticamente delle febbri di tipo influenzale che prevedono catarro, che prevedono tosse, né più né meno della nostra influenza. E lui osserva nel 1775 questa vicenda, e come le descrive queste pleuritidi biliose? È un illuminista, e quindi lui fa una descrizione perfetta. Quando si sono manifestate fra l'inverno e la primavera del 1775, le più miti, che pochissime furono, comparvero con vaghi e piccoli dolori al petto, tosse, sputi non in grande abbondanza,
or pallidi, or giallognoli, ora densi, ora sciolti. Pensate l'attenzione agli sputi che ha dedicato questo medico, è tutto proprio davvero illuminista, vedete? Lingua quasi nello stato naturale, a riserva di un piccolo viscidume sopra di essa che a guisa di sottil velo la ricopriva. Orine in chi naturali, in chi alquanto gialle, senza altri sintomi. Vedete, cioè, è tutto un mondo preciso. Queste opere fanno capire molto bene, e lui ci dice che si è distinto nella cura di queste patologie un medico di Fucecchio che è stato bravissimo, e questo medico si chiama Bottoni, il dottor Bottoni di Fucecchio. E questo Bottoni è un altro personaggio molto interessante di questo momento, perché il dottor Bottoni di Fucecchio, sì, è un bravissimo medico, però lui ha una grande passione per la poesia. È un medico che conosce l'inglese di Fucecchio, e cosa fa? Traduce uno dei poemi inglesi allora più noti, oggi quasi dimenticato, Le notti, The Nights, del poeta inglese Young. Per cui noi vediamo non solo la traduzione dei viaggi di Byron, ma vediamo addirittura la traduzione del poema Le notti di Young, di un medico, in questo caso di un medico di Fucecchio. E questa traduzione suscitò grande clamore e grande interesse, soprattutto perché l'Italia, la Toscana, mostrava una partecipazione alla cultura europea di grandissimo livello. Quindi, vedete, è tutto un mondo molto interessante, soprattutto perché Pietro Leopoldo, come avete ben compreso, inserisce la Toscana non solo in quello che è il mondo asburgico, i legami con Vienna naturalmente, ma inserisce la Toscana in un contesto europeo, internazionale. Cioè, vedete il mondo inglese, vedete il mondo tedesco, vedete il mondo austriaco, vedete il mondo francese. Pietro Leopoldo prende il meglio, tutto quello che può derivare dalla cultura illuminista, e cerca di favorirne la diffusione. Pietro Leopoldo difatti fu affascinato dall'opera più celebre dell'illuminismo. E qual è l'opera più celebre dell'illuminismo? È l'enciclopedia, il primo volume dell'Enciclopédie esce a Parigi nel 1751. E Pietro Leopoldo cosa farà fare? Farà pubblicare 20 anni dopo l'Enciclopédie a Livorno. Quindi noi vediamo addirittura un'edizione toscana livornese della massima opera dell'illuminismo. L'edizione livornese dell'Enciclopédie è un'edizione importantissima, proprio perché Pietro Leopoldo vuole la diffusione del trionfo dell'illuminismo. E questa edizione però è un'edizione particolare, perché l'Enciclopédie è impressionante per numero di volumi,
si poteva tradurre tutta l'enciclopedia di quanto tempo sarebbe occorso. E allora Pietro Leopoldo fece un'opera senza traduzione. Praticamente l'edizione di Livorno dell'enciclopedia com'è? In francese. Praticamente viene ristampata a Livorno in lingua francese l'enciclopedia, con però tutto l'importantissimo corredo delle tavole. Quindi quest'opera che esce in Francia vede in Italia anche una edizione toscana, ma la Toscana sarà eccezionale, perché non solo ci sarà dell'enciclopedia un'edizione livornese, ma anche una edizione a Lucca, sempre in francese. Quindi noi vediamo addirittura in Toscana due edizioni dell'enciclopedia. Quindi vedete, il mondo illuminista si diffonde sempre di più, con risultati clamorosi. Pietro Leopoldo dunque a cosa mira? A migliorare la qualità della vita, a migliorare l'alimentazione e a trovare le forme migliori per lo sviluppo dell'agricoltura, per l'aumento della produzione, per la diffusione dei prodotti, avendo però sempre costante lo sguardo a ciò che sta avvenendo in Europa e nel mondo, comprese le grandi scoperte geografiche che si verificano, di cui lui voleva essere sempre informato. Quindi io mi fermo qui, noi facciamo lezione domani e venerdì andremo a vedere il Patagone. Avete delle domande?